È un esempio di quello che può e deve succedere con le università, cioè la ristrutturazione, l'abbellimento di 65 impianti sportivi a Napoli, in provincia e in tutta la regione. Una delle ragioni per cui abbiamo voluto questo evento è questo: investire decine di milioni di euro per recuperare impianti sportivi a volte semidistrutti e quindi dare la possibilità a migliaia di ragazze e di ragazzi di fare sport nei quartieri, nei comuni, nei territori, in maniera tale da non rimanere in mezzo alla strada. Poi ovviamente, come sapete, è una grande occasione di promozione turistica per Napoli e per la regione. La regione investe 270 milioni di euro, è un investimento importante. Dobbiamo fare la corsa contro il tempo, realizzare queste opere, essere pronti per fine primavera del 2019. Ma se non ci distraiamo e manteniamo gli impegni, sarà veramente un'occasione unica per promuovere l'immagine di Napoli nel mondo, della Campania nel mondo, oltre che una grande occasione di promozione turistica. Qui ospiteremo decine di migliaia di persone, ma è chiaro che se riusciamo a portare sugli schermi di tutto il mondo l'immagine delle bellezze di Napoli, daremo, come dire, respiro a un fiume di turismo che arriverà ancora di più nei nostri territori.